Buongiorno, benvenuti, buon 2024, buon anno. Questo è il primo video che faccio del 2024, oggi è il 7 gennaio 2024. Questo video ha come titolo o cosa ti aspetti del 2024? Quali sono i tuoi progetti? Cosa vorresti realizzare? Cosa non hai potuto realizzare prima? Quali sono i nuovi sguardi sul nostro presente? Devo dirti la verità, io penso che la pandemia, mi aggancio un attimo a ciò che è passato. La pandemia ci ha lasciato un impoverimento simbolico e relazionale. Siamo poveri nella nostra capacità di interrogarci su ciò che stiamo facendo e sulle conseguenze per noi e per gli altri delle nostre azioni. Noi, attraverso le relazioni che intratteniamo anche su piattaforme digitali, costruiamo la nostra identità e possiamo coltivare la nostra unicità, che è la condizione necessaria per diventare donne e uomini realizzati e liberi. Detto questo, è un mio pensiero per quanto riguarda l'anno passato. Spero che quest'anno le cose cambino, che prendiamo più consapevolezza, più coscienza di quello che è stato il 2023. Qualcosa dovrebbe averci insegnato. Detto questo, ti presento la lista dei libri che ho acquistato, letto e alcuni li ho anche recensiti. Alcuni sono dei classici. Sai che i classici sono quelli perché non vanno mai dimenticati, non vanno mai nel dimenticatoio, in soffitta. Sono quei libri che hanno sempre qualcosa da dirci, anche perché magari li leggiamo a distanza di tempo, di anni, e quindi con un bagaglio di informazioni maggiore, con una consapevolezza maggiore, un apprendimento maggiore, un interesse maggiore. Tutto maggiore. Adesso ti mostro il primo libro. Il primo libro è I giovani Holden di Jerome David Salinger, Einaudi. Eccolo qui. Vado avanti e ti mostro il secondo libro. Il secondo libro è Moby Dick di Herman Melville, Einaudi. Andiamo avanti con il terzo libro. Virginia Woolf, Diario di una scrittrice. Molto, molto bello, te lo consiglio, anche perché da questo potresti trarne qualche idea per una tua scrittura, se ancora non hai proceduto su questa strada del diario. L'ultimo libro che ti tranquillamente è Urlarlo. Questo libro si rifà a un classico di Damon Copperfield, il classico di Damon Copperfield. Adesso è uscito per La Neri Pozza di Barbara Kiss. Damon Copperfield, ed è davvero, credimi, questo è un libro che vale. Grazie, Neri Pozza. Eccolo qui. Questi sono i primi libri che ho letto tra la fine di dicembre, le festività natalizie e gli inizi del 2024. Oggi è il 7 gennaio 2024. Ti aggiornerò sulle prossime letture. Intanto, se tu vuoi seguirmi, clicca sulla campanella. Ogni volta che io farò un video, ti arriverà un'email, un messaggio che io ho fatto un video. Non costa niente e restiamo in contatto. Mi farebbe davvero immenso piacere che tu voglia lasciarmi sui libri che ho scelto di leggere, qualche consiglio di lettura per questo nuovo anno, qualche idea di qualche uscita prossima, nei prossimi giorni. Davvero avrei molto, molto piacere. Chiudo il video qui ringraziandovi per l'attenzione. È stato un onore essere in vostra compagnia. Ciao, al prossimo video.